But we are on track to deliver a more affordable model in the first half of next year. You know, people always want to know what our next product is. We are actually building a new product. We are actually designing a new product. Two new products that I think you will be very excited about. Both the design of the products and the manufacturing techniques are head and shoulders above anything else that is present in industry. It's not just to achieve some superlative in cars, but to show what an electric car can do. Because nobody believed that an electric car could do this, that an electric car really can be the best car. That was a pretty big deal. There was Twitter and others engaged in active suppression of information that was relevant to the public. Non perdere l'occasione di scoprire una tecnologia innovativa a un prezzo senza precedenti. In un recente rapporto sugli utili del secondo trimestre, Elon Musk ha rivelato: ma stiamo effettivamente sviluppando per offrire un modello più accessibile nella prima metà del prossimo anno? Tesla presenterà 6 prodotti chiave il prossimo anno, incluso il modello 2 con un prezzo di partenza di $20,000. È un prezzo storicamente basso per l'azienda. Inoltre, il Model 2 avrà una ricarica ultra rapida, un sistema di pulizia automatico e controllo vocale. Come promette il Model 2 Redwood di scuotere il mercato dei veicoli elettrici? Quali informazioni ci ha fornito Tesla sui nuovi modelli, incluso il loro modello accessibile previsto per il prossimo anno? Prima di tutto, abbiamo notizie entusiastiche per gli appassionati di veicoli Tesla. Hanno confermato che lanceranno nuovi modelli, compresi quelli più accessibili, nel 2025. L'azienda ha informato gli investitori che il piano per la produzione di nuovi veicoli, compresi i modelli più accessibili, rimane in carreggiata per iniziare la produzione nella prima metà del prossimo anno. Hanno anche spiegato che questi nuovi veicoli sfrutteranno aspetti sia della piattaforma di prossima generazione che della nostra piattaforma attuale e saranno prodotti sulle stesse linee di produzione della nostra attuale gamma. Elon ha inoltre notato che gli sconti e la crescente concorrenza sono stati i principali motivi del forte calo degli utili nel secondo trimestre. Questa conferma è significativa per l'industria dei veicoli elettrici, poiché la società leader è pronta a offrire opzioni competitive a meno di $30,000 e potrebbe introdurre diversi nuovi tipi di veicoli. In precedenza, menzionato all'inizio dell'anno, Tesla aveva indicato che avrebbe sperimentato tassi di crescita significativamente più bassi per il 2024 a causa di un focus sulla piattaforma di prossima generazione, incluso il robotaxi. L'azienda mantiene che i nuovi veicoli e le nuove piattaforme saranno fondamentali per sostenere la crescita, come confermato nel rapporto sugli azionisti del secondo trimestre pubblicato prima della chiamata sugli utili del secondo trimestre. L'impulso ad aumentare la produzione aiuterà a scalare ulteriormente il settore automobilistico e a stimolare una maggiore crescita. Dal punto di vista degli investitori, Tesla ha accennato alla produzione di veicoli elettrici più accessibili da un po' di tempo, ma il prezzo esatto è rimasto segreto. Si è ampiamente speculato all'interno della comunità Tesla che il prezzo potrebbe essere di $25,000, potenzialmente sotto costo rispetto a nomi come Chevy Bolt EV e EUV, che sono stati i veicoli elettrici più accessibili sul mercato statunitense per un po' di tempo. Tesla produrrà diversi nuovi veicoli su questa piattaforma di prossima generazione, ma l'azienda ha anche menzionato il potenziale per altri tipi di veicoli necessari, come un camion precedentemente discusso. Tuttavia, Musk non ha condiviso molti dettagli sul nuovo veicolo durante la chiamata sugli utili. Non vogliamo entrare nel piano dei prodotti qui, poiché è riservato agli eventi di annuncio dei prodotti, ma in pratica offriremo un veicolo più accessibile nella prima metà del prossimo anno, ha detto. Quindi, quali nuove caratteristiche pensi che il Model 2 debba avere per distinguersi quando verrà lanciato il prossimo anno? Facci sapere cosa ne pensi nei commenti. Quali sono alcune delle modifiche importanti nel Tesla Model 2 Redwood 2025 con i 3 nuovi aggiornamenti? Riveleremo 3 caratteristiche che saranno incluse nel Tesla Model 2.
Una delle aggiornamenti più entusiasmanti per il Model 2 Redwood è l'introduzione di tecnologia della batteria all'avanguardia, promettendo una maggiore densità energetica e costi più bassi. In questo contesto, Saku si distingue come un attore particolarmente interessante. Ti starai chiedendo, chi è Saku? Saku è un'azienda innovativa nel settore della tecnologia delle batterie, nota per sviluppare soluzioni avanzate che sfidano le norme tradizionali nella produzione di batterie. Uno dei loro prodotti di punta sostituisce metalli convenzionali come rame e alluminio con polimeri nelle celle delle batterie. Questo cambiamento non solo riduce il peso e i costi di produzione, ma migliora anche la sicurezza e la riciclabilità. Inoltre, Saku utilizza la tecnologia di stampa a secco per la produzione di batterie, eliminando la necessità di materiali liquidi o adesivi nel processo. Questo aiuta a ridurre i rifiuti di materiale e migliora il controllo qualità fin dalle prime fasi di produzione. Questi progressi rendono le batterie di Saku una scelta promettente per i produttori di veicoli elettrici alla ricerca di sostenibilità, efficienza e alte prestazioni. Sostituendo i metalli tradizionali con polimeri, le batterie diventano più leggere, i costi di produzione diminuiscono e la riciclabilità aumenta. La tecnologia di stampa a secco di Saku riduce anche i rifiuti di materiale e migliora il controllo qualità fin dall'inizio. Inoltre, le batterie di Saku offrono miglioramenti significativi in termini di sicurezza e prestazioni. A differenza delle batterie tradizionali che utilizzano metalli conduttivi, aumentando il rischio di scarica rapida, le batterie Saku utilizzano un polimero con minore conduttività, il che riduce il rischio e migliora la sicurezza. Queste batterie sono anche più impilabili, risparmiando spazio e migliorando l'efficienza. Ora diamo un'occhiata più da vicino alla linea di batterie L-Series di Cutl, uno dei principali produttori di batterie al mondo. La L-Series è un esempio principale, lanciata con due versioni diverse, ciascuna rispondente a esigenze diverse dei consumatori. Molti sono familiari con la prima versione, che si concentra sulla ricarica ultra rapida, raggiungendo il 60% di capacità in soli 12 minuti. Questo è un risultato impressionante, considerando che il tempo di ricarica è uno dei principali ostacoli all'adozione diffusa dei veicoli elettrici. Immagina di fermarti a una stazione di ricarica, goderti una tazza di caffè e, quando torni, la tua auto è quasi pronta a partire. La ricarica veloce non solo migliora l'esperienza dell'utente, ma aumenta anche la fattibilità dei veicoli elettrici per viaggi lunghi e uso quotidiano. La seconda versione della linea di prodotti L-Series è progettata per viaggi lunghi, supportando un'autonomia di fino a 500 km con una sola carica. Questa autonomia estesa è cruciale per alleviare l'ansia da autonomia, un problema comune per molti potenziali acquirenti di veicoli elettrici. Con questa capacità, i viaggi lunghi diventano più facili e gli utenti si sentono più sicuri nel passaggio ai veicoli elettrici. Puoi intraprendere viaggi lunghi senza preoccuparti continuamente di ricaricare? Questo rende anche i veicoli elettrici più competitivi rispetto alle auto convenzionali, che possono percorrere lunghe distanze senza la necessità di fermarsi frequentemente per fare il pieno. La tecnologia delle batterie non è solo teorica o un prototipo. È stata selezionata per 21 modelli diversi di 13 produttori di automobili, dimostrando la fiducia dell'industria nelle sue capacità. È molto probabile che il Model 2 Redwood possa essere tra questi modelli, poiché Tesla adotta frequentemente tecnologie avanzate e ha partnership strategiche con KTL. Crediamo che l'integrazione di queste tecnologie di batteria nel Model 2 Redwood sarà un grande passo avanti per Tesla. Cosa ne pensi? La capacità di offrire sia una ricarica ultra rapida, sia una lunga autonomia in un veicolo accessibile come il modello 2 da $25,000 potrebbe rappresentare una svolta nel mercato dei VE. Questo non solo attirerà più consumatori verso il marchio Tesla, ma alzerà anche gli standard dell'industria per i VE.
altri produttori di automobili saranno spinti a innovare e migliorare i loro prodotti, beneficiando tutti i clienti dei veicoli elettrici. Le alleanze di batterie di CATL sono conosciute per la loro durata e sicurezza. L'azienda ha investito pesantemente in ricerca e sviluppo per garantire che le loro batterie non solo offrano alte prestazioni, ma siano anche sicure e sostenibili. Utilizzano varie tecnologie per prevenire il surriscaldamento e altri problemi che possono sorgere con batterie ad alta capacità. Questo è particolarmente importante per la sicurezza dei consumatori e la longevità dei veicoli elettrici e rappresenta anche un focus per Tesla. Passiamo ora alla seconda caratteristica prevista per il modello 2. Riesci a indovinare quale potrebbe essere? Un altro punto notevole è l'aggiornamento software Tesla 2024-2026, che è una delle caratteristiche principali del modello 2 Redwood. Questo aggiornamento è attualmente in fase di distribuzione ai dipendenti Tesla, ma sarà presto disponibile per tutta la flotta, incluso il nuovo Model 2 Redwood l'anno prossimo. Questo aggiornamento completo include funzionalità software come YouTube Music, Amazon Music e migliora significativamente l'esperienza di intrattenimento a bordo. Immagina di fare un lungo viaggio e avere accesso alla tua playlist preferita di YouTube Music o Amazon Music trasmessa direttamente sullo schermo della tua auto. Questo trasforma l'esperienza di guida, la rende più piacevole e ti senti più connesso. L'aggiornamento 2024-2026 introduce caratteristiche importanti progettate per aiutare i genitori a proteggere i loro figli. Queste funzionalità di controllo sono cruciali per garantire la sicurezza e fornire tranquillità ai genitori. Con questo nuovo aggiornamento, i genitori possono impostare un PIN per attivare le restrizioni del veicolo, inclusi i limiti di velocità massimi e le modalità di accelerazione dolce simili a una modalità di raffreddamento. Questo garantisce che i bambini o i conducenti inesperti possano guidare in modo più sicuro. Inoltre, vengono attivate funzionalità di sicurezza come avvisi sui limiti di velocità, frenata automatica di emergenza e avvisi di collisione anteriore, offrendo uno strato aggiuntivo di protezione. I genitori possono anche impostare un coprifuoco notturno e, se il veicolo viene utilizzato al di fuori di questi orari stabiliti, ricevono una notifica sull'app mobile Tesla. Questo è uno strumento eccellente per monitorare l'uso del veicolo e garantire che l'auto non venga utilizzata in modo inappropriato o in momenti inadatti. A mio avviso, questo rappresenta un grande progresso per le famiglie, offrendo un livello di controllo e sicurezza che poche altre marche possono eguagliare. Un altro aspetto interessante di questo aggiornamento software è l'aggiunta di previsioni meteorologiche e della qualità dell'aria. La barra di stato del veicolo ora mostra le condizioni meteorologiche locali e le temperature. Nelle aree con scarsa qualità dell'aria verrà mostrato anche l'indice AQI e il suo valore. Toccando la temperatura sul touchscreen, i conducenti possono consultare previsioni meteorologiche dettagliate, comprese le condizioni attuali, le temperature massime e minime giornaliere e la probabilità di pioggia. Questa funzione richiede un abbonamento alla connettività premium, ma fornisce informazioni preziose per pianificare i viaggi, assicurando un ambiente di guida sicuro e confortevole. L'aggiornamento 2024-2026 introduce anche funzioni di ricarica programmata e precondizionamento. Gli utenti possono programmare la ricarica e il precondizionamento del veicolo tramite un menu ridisegnato o l'app mobile Tesla. Questo consente ai conducenti di scegliere la posizione e di impostare eventi ricorrenti o una tantum, controllando quando inizia e termina il processo di ricarica. Questa funzione è particolarmente utile per ottimizzare i costi energetici e garantire che il veicolo sia sempre pronto all'uso con una temperatura interna confortevole. Naturalmente Tesla non si ferma qui.
L'aggiornamento porta anche una serie di miglioramenti aggiuntivi per migliorare l'esperienza di guida complessiva e la comodità per i proprietari di Tesla. Ogni piccola aggiunta e regolazione contribuisce a rendere l'esperienza del modello 2 Redwood non solo tecnologicamente avanzata, ma anche piuttosto intuitiva e piacevole. Trovo tutte queste innovazioni molto creative e, personalmente, spero che il modello 2 Redwood abbia tutte queste migliorie. Dal mio punto di vista, le innovazioni di Tesla dimostrano come il software possa essere una parte cruciale dell'esperienza di guida. Altri produttori di automobili stanno ancora cercando di raggiungere la flessibilità e la reattività dei veicoli Tesla, che non solo migliorano nel tempo, ma si adattano continuamente alle nuove richieste e alle tecnologie emergenti. Infine, con il terzo aggiornamento, una delle innovazioni più sorprendenti è il sistema automatico di sanificazione interna. Apprezzi questa novità? Io sì. Recentemente Tesla ha richiesto un brevetto per questo sistema, destinato alla sua flotta di taxi autonomi, e è probabile che il modello 2 Redwood benefici di questa tecnologia avanzata. Il brevetto descrive un sistema automatizzato che controlla l'ambiente interno del veicolo, creando un protocollo di pulizia basato su questi dati e eseguendolo tramite vari mezzi come il sistema CAVAC, le luci UV e i generatori di vapore. Questa innovazione non solo riduce la necessità di pulizie manuali frequenti, ma offre anche tranquillità riguardo alla salute e alla sicurezza, soprattutto in questo mondo post-pandemico. Immagina di entrare in un'auto autopulente dopo ogni utilizzo, offrendoci un ambiente sicuro e igienico senza la necessità di intervento umano. Il sistema di sensori avanzati del modello 2 Redwood è in grado di rilevare batteri e altri contaminanti all'interno del veicolo. Quando vengono rilevate particelle nocive, il sistema attiva automaticamente diverse modalità di pulizia, dalla luce UV alla sterilizzazione con vapore, che eliminano sporco e batteri. Integrato con il sistema HVAC, l'aria all'interno del veicolo viene continuamente filtrata e pulita, rimuovendo allergeni e inquinanti. Il sistema di autopulizia di Tesla distingue veramente il modello 2 Redwood dalla concorrenza. Attualmente, nessun altro grande costruttore automobilistico ha implementato una tecnologia di autopulizia così completa come questa. Sebbene alcuni produttori di automobili abbiano introdotto caratteristiche per migliorare la pulizia e l'igiene, l'approccio di Tesla è molto più completo e innovativo, offrendo un livello superiore di pulizia e sicurezza nell'industria automobilistica. Riteniamo veramente che questa tecnologia non rappresenti solo un avanzamento significativo in termini di comodità e sicurezza, ma abbia anche il potenziale per diventare lo standard dell'industria automobilistica. Oltre a fornire un ambiente più sicuro per i passeggeri, il sistema di sanificazione automatica di Tesla contribuisce anche alla sostenibilità, evitando l'uso di prodotti chimici dannosi e minimizzando il consumo d'acqua, riducendo così gli impatti ambientali. Un altro aspetto interessante del brevetto è la capacità del sistema di personalizzare i suoi metodi di pulizia in base a fattori esterni come il clima e la frequenza di utilizzo del veicolo. Ad esempio, nei giorni soleggiati, il sistema può utilizzare la luce solare per aiutare con l'esterilizzazione, regolando i sedili e il volante per massimizzare l'esposizione alla luce. Al contrario, in condizioni umide, il sistema può scegliere un metodo di pulizia a secco per prevenire la crescita di muffa. Il brevetto menziona anche che il sistema può lavorare in collaborazione con robot di servizio esterni per eseguire una pulizia dettagliata sia all'interno che all'esterno del veicolo, inclusa la pulizia dei vetri e delle ruote. Questa automazione nella manutenzione del veicolo è un'iniziativa promettente, offrendo una grande comodità per gli utenti. Il sistema di sanificazione automatica non solo fa risparmiare tempo e fatica nella pulizia del veicolo, ma garantisce anche che l'auto rimanga pulita e pronta all'uso,
senza la necessità di frequenti appuntamenti per lavare l'auto o servizi di pulizia. L'implementazione di questa tecnologia da parte di Tesla distinguerà ulteriormente l'azienda sul mercato. Non si tratta solo di innovazione, ma anche di comprendere e anticipare le esigenze dei consumatori moderni. Cosa pensi di queste caratteristiche? Specialmente per coloro che apprezzano sia la comodità che la sicurezza, questo sistema di sanificazione automatica potrebbe essere un importante punto di vendita, particolarmente in un mercato sempre più competitivo, dove tutti questi piccoli dettagli possono fare la differenza. Quando non devi preoccuparti di pulire la tua auto e sali sempre in un veicolo pulito e sterile, sarà sicuramente un'esperienza fantastica. Francamente, trovo che lavare l'auto dopo ogni viaggio sia piuttosto noioso e spesso pago qualcun altro per farlo. Cosa pensi di questa tecnologia di sanificazione automatica? Sei entusiasta quanto noi di vederla integrata nel modello 2 Redwood? Anche se questo video si concentra sugli aggiornamenti tecnologici, non possiamo trascurare il fatto che il modello 2 Redwood promette di essere un veicolo ben progettato e confortevole, ideale sia per l'uso quotidiano che per i lunghi viaggi. Tesla si è sempre distinta per la sua attenzione ai dettagli del design e il modello 2 Redwood non fa eccezione. Il design del modello 2 Redwood seguirà una tendenza pulita e aerodinamica, con curve morbide e una forma elegante. Questo non solo migliora l'efficienza energetica, riducendo la resistenza dell'aria, ma conferisce anche al veicolo un aspetto futuristico e sofisticato. L'interno del modello 2 Redwood promette di essere uno spazio che combina comfort e tecnologia, con materiali di alta qualità e finiture raffinate che offrono un'esperienza di guida lussuosa. Tuttavia, lascerò una discussione più dettagliata sull'interno in un altro video, quindi assicurati di restare sintonizzato. La combinazione di design innovativo, tecnologia avanzata e accessibilità rende il modello 2 Redwood una pietra miliare significativa per Tesla e per il mercato dei veicoli elettrici. Tesla è chiaramente posizionata per ridefinire cosa significa possedere un veicolo elettrico all'avanguardia accessibile a più persone. Il modello 2 Redwood non è solo un'auto, è una dichiarazione che il trasporto sostenibile può essere sia comodo che elegante e allo stesso tempo accessibile. In termini di prestazioni, il modello 2 Redwood dovrebbe mantenere la tradizione di Tesla di offrire un'esperienza di guida coinvolgente e reattiva. Anche come modello più accessibile, non dovrebbe compromettere la potenza o l'agilità. La combinazione di un motore elettrico efficiente con la nuova tecnologia delle batterie di Tesla, come una batteria che può fornire un'autonomia fino a 250 miglia e accelerare da 0 a 100 km orari in meno di 6 secondi, assicura che l'auto sarà molto divertente da guidare. L'introduzione del modello 2 Redwood è un passo significativo per Tesla, poiché consente all'azienda di raggiungere un mercato più ampio e diversificato, portando la rivoluzione dei veicoli elettrici al grande pubblico. Con un prezzo previsto di circa $25,000, il modello 2 Redwood non solo competirà con veicoli elettrici a basso costo, ma anche con molte auto tradizionali nello stesso segmento. Questo fa del modello 2 Redwood un veicolo capace di conquistare i cuori dei consumatori con il suo design innovativo, comfort e una gamma di tecnologie avanzate. È affascinante pensare al potenziale che il modello 2 Redwood porta con sé e a come potrebbe plasmare il mercato automobilistico nei prossimi anni. Da una prospettiva personale, credo che l'introduzione di nuovi tipi di batterie potrebbe essere un punto di svolta per Tesla. La scelta della batteria è cruciale, poiché non solo riduce i costi di produzione fino al 20%, ma aumenta anche l'efficienza energetica, rendendo i veicoli elettrici più accessibili e popolari. Inoltre, queste batterie migliorano la sicurezza
con una migliore resistenza al fuoco rispetto alle batterie e agli ioni di litio tradizionali. Questo è un sviluppo positivo non solo per Tesla, ma per l'intero settore automobilistico. Inoltre, i nuovi aggiornamenti software per i genitori saranno un grande vantaggio per molte famiglie. Tesla ha sempre dato priorità alla sicurezza e questi miglioramenti dimostrano l'impegno dell'azienda nel garantire che i suoi veicoli non siano solo sicuri, ma anche facili da usare per tutti i membri della famiglia. In sintesi, il modello 2 Redwood di Tesla sembra essere una delle innovazioni più impressionanti nell'industria automobilistica in questi giorni. Con una serie di nuove caratteristiche e miglioramenti, non sorprende prevedere che sarà un grande successo quando arriverà sulle strade. Quali sono i tuoi pensieri sugli aggiornamenti per il modello Redwood? Come pensi che queste nuove caratteristiche influenzeranno il futuro dei veicoli elettrici?